accolgo con piacere l'invito del Comune di Casale per parlarvi di una delle associazioni più antiche e più conosciute della nostra città, l'Accademia Filarmonica, che fondata nel 1827, dal 1837 ha sede nel piano nobile di Palazzo Gozzani di Treville, situato in via Mameli, la via barocca per eccellenza di Casale. L'Accademia fu fondata da un gruppo di intellettuali, soprattutto aristocratici, ma anche della buona borghesia di Casale, che erano molto legati, molto interessati alla musica, all'arte, erano vicini al teatro, erano stati gli stessi a fondare il Teatro di Casale. Quindi nasce con intenti culturali. Anche se, diventando un po' il cuore pulsante della città, in Accademia si tengono poi balli, feste, ritrovi, gli aristocratici vanno a leggere i giornali, a giocare a biliardo, è proprio un luogo di incontro, una piccola piazza all'interno di un palazzo. L'Accademia viene fondata, pensate, da un canonico, il canonico Busso, un canonico lateranense. Successivamente diventa presidente un appartenente alla famiglia Gozzani, il marchese Erasmo Gozzani di Treville, il quale decide di trasferire l'Accademia da Palazzo Pallavicini a Palazzo Gozzani, date le maggiori dimensioni e la maggiore importanza del palazzo. Ospiti illustri dell'Accademia, ricordiamo soprattutto il grande Niccolò Paganini, che non suonò in Accademia ma fu ospite, e noi abbiamo ancora una copia del menu di allora, dove lui elogia i nostri agnolotti Monferrini. Ospite dell'Accademia fu Re Carlo Alberto, del quale si ha un busto nella sala, detta infatti Carlo Alberto. E quindi la vita dell'Accademia scorre con grande alacrità fino ai 100 anni della fondazione. Qui c'è un piccolo episodio del quale vi voglio parlare, con il quale concludo, e cioè viene coniato dall'allora presidente, professor Giuseppe Ottolenghi, il motto dell'Accademia. Il professor Ottolenghi, durante una seduta in cui partecipavano centinaia di soci dell'Accademia, tenne un bellissimo discorso e coniò un motto che, motto dell'Accademia, fluctuat non mergitur, che significa galleggia e non affonda. Ecco, con questo motto voglio augurare a tutti noi casalesi e a noi italiani di riuscire a fluttuare, ma a riprendere anche a nuotare più in fretta possibile e più presto possibile.